Amici sportivi di Telemia, buonasera e benvenuti dal Palascoppa di Soverato, dove andremo ad assistere alla 7ª giornata di campionato di Serie 2 di pallavolo femminile tra il Soverato e il Bolzano. Bolzano primo in classifica con 14 punti e il Soverato è quarto in classifica con 11 punti. A seguire abbiamo il Rovigo 14, Monza 13, Soverato 11, Trentino 10, Vicenza 10, Aversa 8, Pavia 8, Olbia 5, Club Italia 5, Piacenza 5, poi abbiamo Fiottrano 3 e Caserta 3 punti. Amici sportivi, adesso le squadre entreranno in campo e andremo a iniziare questa partita dove è molto attesa. Gli arbitri, il primo arbitro è la signora Spinnecchia Giorgia, il secondo Scalfo Fabio. Allora la signora Picchi è di Catania. E di Reggio Calabria, signor Scalfo. Quindi siamo pronti a vedere questa partita, amici sportivi. Una partita molto tesa dopo la brillante vittoria ottenuta domenica sempre qui alla Palascoppa contro l'Olbia. Una squadra ostica dove ci ha dato filo da torcere fino al terzo set. Ricordiamo che nelle file del Bolzano c'è una nostra ex, ovvero sia Vittoria Rebice. E adesso stiamo sentendo dallo spigolo l'ingresso della squadra del Soverato, numero 3, Travaglini, col 6 Laroani, col 7 Aluigi, col 9 Minati, con l'11 Laura Frigo, col numero 16 la parentite Smutina e il numero 2 il nostro libero Sara Paris. Gli allenatori per il Soverato c'è il nostro Maro Chiappafreddo, mentre per il Bolzano c'è Bonafede Fabio. E si parte. In battuta abbiamo il Soverato con la nostra Smutna. Siamo pronti. Siamo pronti con la battuta per il Soverato. Pronta la Smutina a iniziare questo incontro dove già gli ultra si fanno sentire. Questa sono in tribuna a fare la nostra telecronica perché abbiamo una nostra operatrice che poi dopo andremo sicuramente a salutare. Aspettiamo che gli abito dall'inizio, via, e Spinnecchia dall'inizio. Smutina, buono la recensione, attacco da posto 4, bene al nostro libero Smutina, va ad attaccare adesso, ma difende bene il Bolzano. Smutina, Rebi al centro, peccato, attacco al centro della Travaglini e la palla va fuori.
adesso c'è in battuta il Bolzano, vede la ricezione, attacco da posto 4 e bomba! Chiara Luigi, 1 pari. In battuta a Luigi. Bene la ricezione lunga, cosa dalla parte Borzano, peccato, erroraccio della Paris, errore della Paris, 2-1 per il Borzano. Gabrieli in battuta, bene la Paris questa volta, Smutina, attacca al centro, bomba di Minate, ma difende bene Bolzano che attacca ancora di seconda, ancora la Paris, Smutina, attacco da posto 2, ma Murato ancora il sovrato, mano è fuori ma non riesce della Roani, e punto adesso, punto della Trevisan, punto della Trevisan, 3-1 per il Bolzano. Ancora è battuta la Gabrieli. Bene la ricezione. Fast! Non c'è stato tocco. Chiedeva tocco la Travaglini. Peccato, questa fast non è stata sfruttata al meglio. E incoraggia Chiappa Freddo le nostre atlete. 4-1 per il Bolzano. E ancora è battuta lei, Elena Gabrieli. Tocca la rete ma riesce a recuperare il sovrano, costretto a mandare dall'altra parte la Paris, attacco ma bene la Paris ancora, e il Bolzano mette a segno con Caialina, il numero 7 Caialina, la palla però ha toccato la rete, fuori, il punto è per il sovrano, 4-2, ha toccato l'asta e la palla era fuori. Invasione del sovrano. 5-2. E si fanno sentire gli ultra della Volley Sovrano. Caialina in battuta per il Bolzano. Caialina, bene la ricezione, Smutina al centro veloce ma recupera bene il nostro libero, e ancora in attacco da posto 4 il Bolzano, mano fuori del numero 15 Moller, il punto del numero 15 Moller, mano fuori 6-2. Bene la ricezione per il sovrano, Smutina, attacco da, questa volta bene, l'attacco da posto 2. E mette a segno il sovrano. Sei a 3 per il Bolzano, Minati in battuta, battuta a salto della Minati, bomba! Ma riesce a recuperare bene il Trento. Il Bolzano, scusate, ancora attacco di seconda, Smutina, posto 2, pallonetto, Chiara Luigi, pallonetto vincente, e 4 sovrano, 6 Bolzano, ancora Minati in battuta. Ringraziamo Alessia alle telecamere questa sera, Alessia Perri. Vai Minati, bomba della Minati, ma attacco della Repice in fast, recupera il sovrano, attacco non preciso del sovrano, pallonetto del numero 4 Travisan, non è riuscita la Roani, più 3.
palla per il Bolzano. Trevisan in battuta. Peccato, la palla era fuori. Punto. Ancora punto del Soverato della Moller. Time out chiesto dal tecnico del Soverato. 8 a 4 più 4. Bisogna stare tranquilli e gli ultra si fanno ancora sentire. E si rientra in campo con in battuta la Trevisan. Trevisan in battuta. A Luigi. Peccato, peccato della Luigi. Ace in battuta del numero 4 Trevisan. È Luigi che sbaglia la ricezione. Ancora Trevisan. A Luigi, questa volta bene. Sputna. Attacco di seconda. Ma riesce il nostro libero. E palla fuori. Palla fuori. Bene questa volta in difesa la Parisi. E Rohan in battuta per il Soverato, più 4 per il Bolzano. Repice, fasta per la Repice, pallonetto che non gli riesce. Smutina, attacco di seconda, il pallonetto va bene, il libero Bresciano, adesso va a attaccare da posto 4, ma difende ancora il nostro libero. Ancora attacco di seconda della Minati, che mette a segno il sesto punto. Più 3 per il Bolzano. E Roani ancora in battuta per il Soverato. Palla lunga, peccato. Ha visto bene la Bresciani questa palla e l'ha fatta uscire. In battuta l'ex di turno. Vittoria Repice per il Bolzano. Più 4 per il Bolzano. Bene a Luigi. Mudra. A Luigi, bomba! Bomba di Luigi. 7-10 per il Soverato. In battuta va la Frigo. Non è riuscita la Repice a prendere la bomba della Luigi. Frigo in battuta. Lo riceve bene il Bolzano, che adesso va a attaccare con una bomba del numero 12 Bacchi. Più 4 per il Bolzano. In battuta molla. Lavoro in battuta per il Bolzano. A Luigi. Smudna. Non riesce l'attacco di seconda del Soverato. Pallonetto, bene ancora il Soverato che difende bene. A Luigi mette dall'altra parte. Attacca da posto 2 il Bolzano, ma ancora il nostro libero bravo. Ancora Smutina. Paris. Benissimo. Veramente un punto voluto dalla Luigi. Grande spettacolo. Grande difesa del nostro libero Parsi, che per ben due volte è riuscito a tenere la palla. E poi a Luigi a piazzare sul posto 4 questa palla imprendibile. Peccato, ancora un errore in battuta. Time out tecnico. Ancora un errore in battuta per il Soverato. Un punto prima veramente voluto con forza e con rabbia
dal suo verato, dove una grande parte è riuscito per ben due volte a tenere la palla in campo, e poi a Luigi a mettere a segno sul posto 4, questo punto velenoso. E siamo pronti a ripartire. Bolzano, 8 Soverato più 4, forza ragazzi, 4 punti da recuperare, non sono tanti. Ehi, i nostri ultra si fanno sentire. Battuta il numero 12, Bacchi per il Bolzano. 12 Bolzano, 8 Soverato. Bacchi. A Luigi. Bene questa veloce che non riesce al Soverato, e adesso va a muro. Sull'attacco del numero 4. Trevisan. Ancora battuto il Bolzano, bene la ricezione, attacco a Luigi, ma difende bene il Bolzano che va ad attaccare da posto. Sì, dopo tante pallette è riuscita finalmente il nostro capitano Alessia Travaglini a mettere a segno il nono punto per il Soverato. A Luigi in battuta. Bene questo per la palla, ma riceve bene il Bolzano che va ad attaccare a Luigi. Peccato, non riesce questo pallonetto. Sbudra, bomba del Soverato, e ancora lei, il capitano Alessia Travaglini. Travaglini, 10 Soverato, 13 Bolzano. In battuta a Luigi. 3 punti da recuperare. Bene la battuta, veloce ma murata ancora dal nostro capitano. Palla facile, Paris, Smudna. Peccato, attacco troppo dolce, il muro. Il muro del numero 15 della Moller ha dato il 14° punto, 14-10. Gabriele in battuta, Travaglini al centro, Mudra, Travaglini al centro, e palla fuori sull'attacco della Travaglini. Adesso l'arbitro, la signora Spinnicchia, va a chiamare il nostro capitano. Volevano un'invasione quelli del Bolzano. 15 Bolzano, 10 Soverato. Imbattuto ancora il Bolzano. Bene la ricezione, Smudra. Attacco da posto 2, ma recupera bene. Numero 9 del Soverato. Bene l'attacco del Laminati. 11 Soverato, 15 Bolzano, e Travaglini in battuta per il Soverato. Bene, legge un attacco al centro, grande veloce al centro della Repice, che va a mettere a segno il 16° punto. Calaina in battuta, palla lunga, questa volta è lunga la battuta della Calaiana. 12 Soverato, 16 Bolzano.
Minati in battuta per il Soverato, più 4 per il Bolzano, ma c'è tempo per recuperare. Battuta stata della Minati, bomba! Frigo non riesce a mettere a segno questo punto. Muro adesso! Muro smudna! Smudna Frigo! Meno 3 per il Soverato! Dopo una bella battuta della Minati! Minati in battuta! Si sentono i tamburi degli ultra. Minati, bomba di Minati, ancora non bene la ricezione della Minati. E bello attacco del numero 6, Roani. Adesso chiama time out Bonafede e siamo lì, stiamo facendo sentire il respiro al Bolzano al collo. Siamo a meno 2 quando batte la nostra Minati. Difficile la ricezione del Bolzano perché la Minati ha una battuta a salto favolosa, strepitosa, e niente da fare per la ricezione del Bolzano quando c'è in battuta. Ripetiamo, la Minati meno 2, siamo là ragazze, forza, e si rientra in campo con in battuta ancora la nostra Veronica Minati. Tutti pronti per la battuta, dai il via il secondo, si può partire. Veronica Minati, bomba d'ancora della Minati, risolto bene la decisione, attacco da posto 2, da posto 4. Pallonetto di seconda, ancora Murato il Soverato, smudina. Ancora Murato il Soverato, ancora smudina. Frigo, pallonetto che non riesce. Pallonetto questa volta da posto 4 della Travasini, che mette a segno il 17° punto. Per il Soverato, Travasini in battuta, bene, no, sì, c'è stata invasione, ha toccato la rete nettamente, quando ha schiacciato è andato a toccare la rete. Meno 2, Roani in battuta per il Soverato, bene la battuta della Roani. Attacco da posto 4, muro della Frigo, Roani, smudina, Frigo pallonetto! E ma recupera il Bolzano, smudina, a Luigi! Ancora bene il Bolzano, incredibile! Questa difesa del Bolzano, Frigo, ancora Murata, ancora Frigo, ancora Murata! Mamma mia! Punto veramente incredibile, questa palla per il Soverato non è riuscita a metterla a terra dopo tanti attacchi e in una brillante difesa del Bolzano, più 3, peccato, repice in battuta per il Bolzano. Repice, palla lunga, palla fuori, mentre abbiamo visto Bonafede che se l'ha presa veramente male con la repice. E Frigo in battuta, meno 2 ragazze, forza Frigo, va bene il libero del Bolzano, attacco da posto 4, si ferma un attimo la Frigo, a Luigi, attacco ancora da posto 4, ancora Frigo, bomba della Luigi che viene murata dal numero 15 Moller e torna più 3 Bolzano.
e la stessa Moller che va adesso in battuta. 19 Bolzano, 16 Soverato. Palla fuori. E si arrabbia ancora Buonafede. Meno 2, Smutna. La nostra, il nostro palleggiatore in battuta. Smutna. Vede la ricezione. Attacco da posto 2. Peccato. Numero 12, ha messo a segno questo punto, il 20esimo. Non riusciamo a scendere dai meno 2. 20-17. E la bacca in battuta. Bene la ricezione. Benissimo questo attacco. Prima di riceve, poi attacca la Luigi. Numero 7 a Luigi. Meno 2. E la stessa Luigi in battuta. A Luigi. Palla lunga. Peccato. C'è un cambio per il Soverato. Esce a Luigi ed entra Gili. Ventuno a 18. Gabrielli in battuta per il Bolzano. Bene la Paris. Smutna. E la nostra centrale, il capitano Alessia Travaglini, mette a segno il 19esimo punto per il Soverato. E la stessa che va in battuta adesso. Meno 2. Rompiamo questo muro dai meno 2, ragazzi. Forza. Vai Alessia. Bene la battuta della Travaglini. Attacca al centro della repice. Pallonetto, ma difende bene il Soverato. Tentato il contenuto la Roani, ma niente da fare. Travaglini, Smudna, Roani, pallonetto, Frigo, recupera la Gili e ancora il Soverato. Bolzano da posto 2 fuori. Meno 1. Dai Matti. Ho chiesto da Buonafede, è arrabbiatissimo il coach del Bolzano per questi errori. È incredibile come si sta arrabbiando, veramente nero Buonafede. Ma qui a Soverato devono tutti soffrire, purtroppo, caro mister. Meno 1, ragazze. Recuperiamo questo punto e andiamo ad affondare la spada. Alessia Travaglini, il nostro capitano, in battuta, il capitano. Travaglini. Bene la ricezione. Attacco da posto 4. Invasione. Invasione del numero 4. Giusta. È giusta, invasione. Ne hanno chiamato due a noi prima. Pari 21, ragazze. Adesso è il momento. Dai Alessia. Riceve bene il Trento. Palla al centro, ma difende Travaglini. Smudina. Attacca il Soverato la Gini, ma difende il Bolzano. Pallonetto, Smudina. Frigo. Non riesce ad attaccare bene la Roani. Attacco di seconda, pallonetto. Ancora Gini, Smudina. Minati! Minati! 22-21. Minati, ragazzi. Che sette, ragazzi! Forza Alessia! Soverato 22, Bolzano 21 e Buonafede nero. Travaglini, bene presa, attacco da posto del pallonetto.
ancora Minardi, pallonetto, ma non riesce a mandare facendo la palla a terra. Attacco del Bolzano, questa volta da posto 2 da Calaiana, pari 22, è la stessa Calaiana che va in battuta. Smudna, Minardi, ma bravo il libero, muro ancora del Soverato, attacco di seconda dei Calaiana, bene Gili, Smudna, Minardi che non riesce purtroppo a recuperare la palla dopo il muro. 23 Bolzano, 22 Soverato e Calaiana in battuta. Chiama a tempo il nostro Chiappa Freddo, no, non glielo dà perché ormai abbiamo iniziato la battuta. Gili, Smudna, Frigo, Laura Frigo, pari 23, e adesso il primo arbitro, la signora Spinnecchia, va a chiamare il capitano in campo, che adesso è il numero 9, Laminati, di stare calmo, mentre il secondo va dal nostro secondo. A che cosa da dire, rotazione chiesta da Laminati giusto per interrompere un pochettino questo momento di nervosismo in campo. Pari 23, Minardi in battuta, è il momento, cara Veronica, è il tuo momento. Veronica Minardi in battuta, pari 23, e si parte. Tutto in silenzio quando batte Laminati. Bene la ricezione, attacco di seconda della numero 7 Calaiana, che va a mettere a segno il 24esimo punto. In battuta va il numero 4 Trevisan. Molto ragazzi. Bene la ricezione, Smudna, Roani, Smudna, attacco di seconda, ma niente da fare per il Soverato, ancora il Soverato, Gili, Frigo, e Frigo! Pari 24 ragazze, forza! E si chiude il cambio. E torna in campo a Luigi. La Roani in battuta per il Soverato. Attacco da posto 4. Muro, Roani. E che manda dall'altra parte, ma niente da fare. Palla più dentro. Attacco del numero 11. La Repice, che va a mettere il 25esimo punto, 25-24, e la stessa Repice in battuta. Repice in battuta, bene la ricezione, Smudna, bomba della Minardi, pari 25, forza ragazze! E la Frigo in battuta. Al servizio del Soverato, Laura Frigo. Frigo in battuta per il Soverato. Peccato. Palla lunga. Proprio adesso non ci voleva. E Moller in battuta, 26-25, peccato. Bene la ricezione, Smudna, Minardi, Paris, a Luigi,
Travaglini, Minati che non riesce ad attaccare, attacco da posto 4 e mette a segno il 27esimo punto. 25-27, amici sportivi, e si chiude così il primo set. Ci sentiamo per il secondo set. Amici sportivi di Termia, bentornati qui dal Parascopio di Soverato, dove andiamo ad assistere al secondo set di una gara veramente brillante tra il Soverato e il Bolzano. Primo set chiuso a favore del Bolzano 25-27. Un Soverato dove ha tenuto veramente testa alla prima della classe. Adesso si riparte con in battuta il Bolzano con la molla. Comunque la squadra c'è, bisogna assolutamente vincere questo set. Si riparte con le stesse formazioni in campo, stesso sestetto, non cambia niente. E molla rimbattuta. Bene la ricezione a Luigi, Smudna, attacco della Luigi, ma difende ancora bene il Bolzano che va a attaccare da posto 4 con pallonetto. Smudna, attacco di seconda della Roani, ma niente da fare. È doppia. Doppia della Gabrielli. E Smudna è battuto per il Soverato, proprio punto per il Soverato. Ancora sbagliata la battuta. Errori gratuiti ancora del Soverato. Uno pari. Peccato. Ace del numero 12. Bacchi. Errore della Paris. Si è trovata arretrata. Non pronta sulla battuta del Bolzano. Bene questo della Paris. E doppio della Smudna. Doppio della Smudna. 3-1 per il Bolzano. Paris, Smudna. Al centro il nostro capitano che non riesce a mettere a segno. Attacca adesso il Bolzano. Paris. Da posto 4, niente a fare per la. Poi sembrava sulla riga questa palla della Luigi, palla fuori a Luigi e più 3 il Bolzano. Forza ragazze, 4-1. Back in battuta a Luigi, ma difende ancora bene il Bolzano che va ad attaccare da posto 4. Peccato! Ancora punto e chiama tempo. Questa volta chiama freddo. Più 4 per il Bolzano. Bisogna sempre recuperare e soffrire questa sera. E si riparte, speriamo bene adesso. Pronti per ritornare in campo sul 5-1 per il Bolzano, più 4. Ribattuta ancora Bacchi. Bene Paris. Smudna, attacca al centro di Aluigi, ma difende bene il loro libero bresciani. Se va ad attaccare il Bolzano. Smudna, Aluigi, forza, meno 3. E la stessa Aluigi che va in battuta. 2-5.
a Luigi per questa la battuta tesa, attacco al centro ma Budna a Luigi, Roani che riesce a mandare dall'altra parte, pronto ad attaccare adesso in bolzano col muro, muro della Travaglini, il nostro capitano, meno due, forza ragazze, ancora Chiara Luigi in battuta e ancora il nostro capitano a muro. A Luigi, peccato, ancora un errore in battuta. 6-3, erroraggio in battuta della Luigi. C'è troppa tensione in campo. Gabrieli in battuta per il Bolzano. Bene la Paris, Smudna. Pallonetto che non riesce questa volta al Soverato. E ancora attacco del numero 7, Calalina. Va a mettere segno il settimo punto, più 4. Gabriele in battuta. Adesso il primo arbitro ha da dire qualche cosa. Alla molle. Gabriele in battuta, fuori, peccato, l'ha sfiorata Luigi. L'ha sfiorato, entra Gini, esce Luigi. La fa riposare un attimo mentalmente. Più 5 adesso per il Bolzano. Questa volta la lasciano la palla, la Gini lascia la palla e la fa andare fuori. Più 4. Travaglini in battuta per il Soverato. Bene la battuta, ma non troppo per il Bolzano che adesso va a attaccare. Bene la Travaglini. Attacco da posto 4, ma niente da fare. Attacca. Non riesce la Roani a toccare la palla. Più 5 per il Bolzano. Per questa è la ricezione, Smudna. Frigo! Che dal centro mette a segno questo punto. Meno 4. Minati. Minati in battuta per il Soverato. Minati in battuta, salto! Peccato. La palla rimane sulla rete e poi cade nel nostro campo. Si torna a più 5. Trevisan in battuta per il Bolzano. Iniziato male questo secondo set. Per il Soverato. Gili. Ancora la Frigo che attacca al centro. Paris va ad attaccare. Brava! Intelligente questo posto della, questo punto della Minati che va a mettere su posto 2. Questa palla per i nostri. Tutti si aspettavano un attacco sulla diagonale. Di posto 5, ma lei intelligentemente ha visto il vuoto sul posto 2 e ha messo a 7. In battuta non riesce a chiudere la Frigo. Gini, Murata, ma difende ancora il Soverato. Ancora Fast. Fast della Repice. Di nuovo più 5. Ritorno in campo la nostra Luigi ed esce Gili. Repice in battuta per il Bolzano. Più 5. Paris. Smudna. Minati pallonetto, non riesce ad attaccare questa palla ma ancora
Minati che deve costretto a pallaggiare perché non è passato la seconda linea. Ancora Paris, Smudna, a Luigi, ancora difende bene il Bolzano, palla lunga questa volta, attacco fuori dalla replice. Meno 4. Imbattuta la Frigo. Frigo imbattuta. Bene il libero. Riesce a recuperare, peccato. Recupero stento della Frigo. 12-7 più 5, timeout tecnico. Sta cercando di organizzare qualche cosa che ha freddo. Con noi vicino il dottore Matozzi che ci ha suggerito una bella partita, questo è vero. Vediamo il nostro coach che sta indirizzando sull'attacco con la Luigi, gli fa vedere dove c'è più dispersione di punti. Infatti sta dicendo di giocare di più qualche mano fuori, visto che stanno difendendo di tutto e di più le ragazze di Bolzano. Sta tentando qualche cosa di nuovo, chiappa freddo. Si riparte più 5 per il Bolzano, imbattuta la Molla, la palleggiatrice. Moller imbattuta, bene a Luigi, Smudna, attacco di secondo della Minate, la palla va fuori, più 6, forza ragazzi, è il momento adesso che si faccia sentire il pubblico degli Ultra. E sbaglia questa volta la Moller, più 5 e Smudna in battuta. Laminati ha parlato con il nostro allenatore per vedere come attaccare, vediamo se riesce a fare la gente. Invasione, ha chiamato invasione al nostro capitano. Peccato. Più 6 per il Bolzano. A Luigi, Smudna, attacco da posto 4 della Roani. Meno 5 a Luigi. Forza Luigi. 5 punti da recuperare. Ma riceve bene il Monti che va a attaccare, pallonetto da posto 4, niente da fare, scoperto il muro dietro. Parte a più 6. Gabriele in battuta. Paris attacca al centro della Travaglini. È la stessa Travaglini che va in battuta. Attacco da posto 2, bene Smudna, Travaglini, a Luigi, tende il pallonetto ma bene libero del Bolzano, ancora Smudna, Travaglini, Minati,
recupera ancora il libro, incredibile quanto mi stanno prendendo questa sera quelli del Bolzano. A Luigi, Minati, Scudna, Minati! Un quarto d'ora per poter mettere la palla a terra, perché stanno prendendo di tutto e di più stasera le ragazze di Bolzano. Meno 4. Quanta fatica per un punto. E si parte con il nostro capitano Alessia Travaglini. Meno 4, 11-15. Ancora bella lunga la palla. Fast, Smudna, Frigo, Roani che non riesce a chiudere, attacco di seconda e Smudna arriva in ritardo su questa palla. E della Caialina che va a battere, 16 in Bolzano, 11 Soverato. A Luigi, Paris, Roani, ma difende ancora bene il Bolzano. Tocca il muro a Luigi, Smudna, e palla buona, palla dentro della Minati. Punto della Minati, 12-16, è la stessa Minati adesso che va in battuta. Verone Caminati, meno 4, forza ragazze. Lo stesso del primo set. Verone Caminati. Va bene il libero del Bolzano, Fast. Peccato, la Repici ancora mette a segno il 17° punto. Della stessa Repici che va in battuta. -17, ancora meno 5. Trevisano in battuta. A Luigi, Smudna, Frigo, pallonetto ma pronto il libero a recuperare. Attacco di seconda perché stavolta sbaglia la Trevisano. Roani in battuta, 13-17. Lunga la battuta, attacco da posto 4. Smudna, a Luigi che viene murata dalla Repice. Ancora la Repice in battuta. Non riesce la Smudna a mandare giù questa palla, ma riparte il Bolzano con il numero 12, Bacchi. Chiama tempo il coach del Soverato, secondo e ultimo a sua disposizione, più 6. Adesso il margine si fa più ampio per il Bolzano. Peccato. Non si riesce a trovare la giusta dimensione. Intanto vediamo la nostra miglior realizzatrice che dovrebbe essere la solita Minati con 9 punti. E il nostro presidente vicino a noi ogni tanto si allontana. Peccato però. Ancora Repici in battuta per il Bolzano. Paris,
Budra a Luigi e finalmente si muove il tabellone. 14-19, Frigo in battuta, Bolzano che va ad attaccare con la palleggiatrice, il numero 15 riesce a mettere proprio sotto posto 4 questa palla, niente da fare, risoverato, si torna più 6, 20-14. La molla rimbattuta a Luigi, finalmente mano fuori, meno 5 a Luigi, sputina in battuta. Peccato, errore. Ancora la roccia in battuta della Smutina. Si ritorna più 6. Paris, Smutina. E punto ancora della Luigi. A Luigi in battuta. A Luigi ha raggiunto Laminati come punti personale. Bene, questa volta il libero. Attacco del numero 5 al centro, Gabrielli. Peccato. Sei a Luigi, Budra, passa nella prova che non riesce a fare il punto, e ancora palla spinta del numero 7, adesso esce la Smutina ed entra la Baciottini, la seconda palleggiatrice. Questo set è quasi chiuso. Niente da fare, ancora si prepara ad attaccare il Bolzano. E ancora lei, Calaiana. 24-16. Palle 7. Peccato. Vede la Paris. Attacco da posto 4. E palla lunga. 25, 16, 25. E si conclude così il secondo set. 16-25, amici sportivi, a dopo per assistere al terzo set e sperare in una rimonta del Soverato. Amici sportivi di Telemia, bentornati qui dal Palascoppa di Soverato, dove stiamo assistendo alla settima giornata di campionato di pallavolo di due femmine tra il Soverato e il Bolzano. 2-7-0 per il Bolzano, il primo chiuso 25-27, il secondo 16-25 a favore del Bolzano. Siamo pronti a ripartire con questo set. A Luigi in battuta per il Soverato. Sta tentando di cambiare qualche cosa che ha fatto dopo un primo set giocato alla grande. Bene a Luigi in battuta. E muro della Travaglini. Striscione degli ultra alle atlete, state calmi, un segnale,
Forza ragazze, ancora Luigi in battuta. 1-0 superato. Errore, erroraccio, ancora in battuta. E in battuta adesso va la Bacchi per il Bolzano. Bacchi in battuta. Bene Paris. Fasta per il soverato con la nostra Travaglini. Paris, Smudna, Roani. Ancora attacco di secondo e fuori. Sembrava fuori questo attacco. 2-1 Bolzano. Paris, Smudna, Travaglini che non riesce a mettere, ha fatto caro giù questa palla, attacco ma pure della Travaglini. Smudna, attacco della Roani che viene murata. 3-1, mamma mia. Forza ragazze, dai, non facciamo andare avanti il Bolzano, sennò poi è difficilissimo recuperare. Bacchi in battuta e stavolta sbaglia. Travaglini in battuta per il Soverato. Travaglini, la ricezione bene del libero, c'è stata una doppia. E pari 3, dai ragazze, ancora il nostro capitano Travaglini. Pari 3, ancora bene, non bene la ricezione del Soverato, ancora Travaglini. Ancora la Travaglini in battuta, 4-3. Questa volta bene la ricezione, attacco da posto 4 e muro. Peccato. Il muro va a toccare, la palla va a toccare l'asta prima di andare giù. Peccato, pari 4 comunque, non siamo indietro in questo set. E la Gabrielli in battuta. Gabrielli, Roani, ancora lì la Roani, e bene, la Roani mette a segno il quinto punto. Ammonito, ammonito l'allenatore. È stato ammonito Bonafede, se non andiamo errati. Almeno abbiamo così visto noi. Minati in battuta per il Soverato. Minati, bene la ricezione. Attacco da posto 2. Peccato, tocca Frigo Roani il muro, ma poi la palla va a toccare terra. Il punto della Caglialina in battuta, pari 5. E sbaglia. Sbaglia il numero 7 Caglialina del Bolzano che riporta 6 il Soverato. Roani in battuta per il Soverato. Bene la Roani, anche il libero Bresciano, adesso va la replica a cercare, ma niente da fare. A Luigi non riesce ad attaccare. Palla lunga del Bolzano, attacco in seconda della Roani. Più due per il Soverato, ma in vantaggio in
questi set. A più 2 il suo rado. 7-5, ancora Rovani in battuta. Porta la battuta. Peccato la Frigo. A Luigi! A Luigi! Rovana Luigi, 10 punti per uno, stanno combattendo. Mentre adesso Bonafede ha chiamato time out. E si fanno sentire gli ultra qui al Palascope desolato. Poco pubblico questa sera. Partita infrasettimanale, ricordiamo. Più 3 adesso il Soverato, 8-5. E si riparte. Minati in battuta, 8-5 Soverato, forza ragazze! Anzi no, la Roani in battuta, scusate. Attacco di seconda, ancora una volta un attacco di Bacchi. Va a mettere a segno il sesto punto. 6-8, 6 per chi batte il Bolzano, 8 per il Soverato, Trevisan in battuta. Peccato, errore della Luigi, una doppia, non è riuscita purtroppo dove la palla a mandarla in bagher. Si riporta sotto di un punto il Bolzano e Trevisan in battuta. Torna più 2 Soverato e Frigo in battuta. Ricordiamo 2-7-0 di Bolzano. Frigo, bella palla questa volta. Bomba da posto 4 della Bacchi. Niente da fare per la Frigo che era andata sulla palla ma gli è schizzata via. Velenosa. Sempre più nel Soverato. E Repice in battuta. La decisione smudola a Luigi. Non c'è stato tocco. Pari 9, peccato questo attacco della Luigi fuori. E si ritorna in parità e ancora la Repice in battuta. A Luigi, Paris. A Luigi. Attacco errato questa volta nella Bacchi. 10-9, si torna in vantaggio e Smutten in battuta. Smutten. Dai ragazze, forza! Bene questa volta la battuta della Smutna. Attacco da posto 4, muro del Soverato ma recupera ancora il Bolzano che attacca Paris. Smutna a Luigi! Ma ancora bene in difesa il Bolzano che adesso va ad attaccare Roani. Smutna. Ancora Luigi, ma ancora bene Bresciani. Ancora muro del Soverato. Muro della Travaglini. 11-9. Come si suda per fare un punto. Ancora Smutten in battuta. Smutten riceve il Bolzano. Attacco da posto 4. Questa volta riesce a trafiggere il muro della Bacchi con una palla sul posto 6.
11 Soverato, 10 Bolzano. Moller in battuta. Palla dentro. Ha calcolato male la Roani. Pare 11 di nuovo. Parità. Paris. Mudra. A Luigi pallonetto, ma niente da fare. Invasione. Invasione della molla. 12-11, taumato tecnico. Un terzo set iniziato un pochettino meglio degli altri due, siamo a più uno. Soverato, 11 Bolzano e 2-7-0 per il Bolzano. 25-27, 16-25. E gli ultra si fanno sentire con cori. Cori dove danno la carica alle nostre atlete, che comunque non hanno mollato, hanno ancora voglia di ribaltare questa partita. E si riparte a Luigi per il Soverato 12-11. Bene la Luigi, la ricezione, attacca al centro, peccato, palla sul posto 6, zona scoperta, e pari 12, e la bacca in battuta. Bacca in battuta, bene la Paris, Smudra, la fasta per la Repice, per la Travaglieri che non va a segno. Bene questa volta la difesa, però è stata un pochettino scoordinata della Paris, dove ritorna il vantaggio il Bolzano in questo set 13-12. Smudna, Minati fuori, punto della Minati. Travaglini in battuta per il Soverato, pari 13. 7 dove sta giocando punto su punto. Bene la Bocciano, attacca al centro con la Travaglini. Ancora difende il Soverato. E palletta ancora della... Oh, peccato! Aveva difeso bene questa volta la Travaglini. Di Amerrato ha fatto la bacca a questo punto. Bene questa volta la ritrazione, attacco al centro della Frigo che viene murata dalla Repice. Andiamo a tempo adesso, il campo freddo, più due, è tornato in Bolzano. Peccato. Amici sportivi, questa sera qui dal Palascopo una partita dove stiamo veramente soffrendo. 2-7-0 e 15-13 per il Bolzano. Imbattuta la Gabrieli. Bisogna subito recuperare questi due punti. Va bene la ricezione, diamo la possibilità di attaccare a Bolzano. Smudra.
bene questa volta l'attacco della Milano. Meno uno per il Soverato. Punto è stato della Roani, adesso in battuta c'è la Minati. Minati, ace! Pari 15. Quando batte la Minati il palazzetto tutti fanno silenzio. Minati in battuta e silenzio dal palascoppa. Bomba ancora della Minati, ma questa volta brava il libero. Ancora in attacco il Bolzano da posto 4, Muro. Che fortuna, che fortuna. Ancora un pallonetto di Roani, ma ancora pronto il Bolzano. Ludna, Roano, ancora Murata. Paris, stanno prendendo l'impossibile, è peccato, peccato, tanta fortuna, purtroppo ci vuole anche questa nella pallavolo, un po' di fortuna, per tre volte sembrava punto nostro, poi con l'anca, con la gamba, come si vuole, è riuscito Bolzano a recuperare. Se non è sfortuna questa, o fortuna dall'altra parte, ditemi voi amici sportivi. Sedici Bolzano, 15 Soverato, imbattuta la Caialina. Caialina imbattuta. Minati. Fallo perché ha pestato la linea dei 3 metri. Torna più 2 il Bolzano. Peccato. Caialina in battuta. Non buona la ricezione e ancora la replice. Chiama tempo. Purtroppo non riusciamo a tenere il punto di vantaggio. Il Bolzano che torna più 3. 18-15. Ma gli ultra si fanno sentire. Sono instancabili gli ultra. Riparte con ancora in battuta il numero 7 Caialina per il Bolzano più 3 18-15. A Luigi Smudna, Roani, Murata dalla Mole. Entra la Gili ed esce la Roani. Più 4. Attacco della Gili, ma ancora pronta la Bresciana. Attacco da posto 4 del Bolzano. Mudra. Gili. Ma ancora ben Murata, ha toccato la riga, ha pestato la riga, pallonetto, 3 punti da recuperare, Gili in battuta, 16 Soverato, 19 Bolzano, e gli ultra si fanno sentire, Gili bene la battuta. Ancora attacco da posto 4, solo Mura 1 della Smudna.
è facile l'attacco. Battuto in Bolzano con la Travasini, 26. Attacco al centro della Frigo, ma prendono tutto questo di quelli del Bolzano, muro del Soverato. Ancora attacco da posto 4, fuori. Questa volta la palla è fuori. Meno 3, bisogna recuperare adesso questi 3 punti. Bisogna recuperare più presto questi 3 punti. Fast per la Repici, questa volta non è riuscita. Mudra a Luigi, murata ancora dalla Repici. E la Repici è battuta, 21-17. Ricordiamo che è l'ex di turno la Repici. Smudra. Attacco di seconda, è punto per il Soverato. Tredici punti nella Minate. La nostra migliore realizzatrice, ma siamo sempre meno tre. Bene questa palla della Guterma, ha recuperato bene il Bolzano, adesso attacca con la Minate il Soverato. Ancora bravo in ritardo lui. Due 18, mamma mia, si sta facendo buio qui al Palascopo. Ancora si riparte. Moller in battuta, 22-18. La Girino riesce a tenere questa palla. 18-23, 23 per il Bolzano. Paris, Budra, Minate. A Luigi in battuta. Un miracolo. A Luigi, buona. La palla era dentro, la palla era buona. Peccato. Palla sembrava dentro. Ace del numero 12 Bacchi, 19-25, si chiude il terzo set. Peccato, che dire, una partita dove il primo set l'abbiamo giocato alla pari. Ma poi è successo quello che non doveva succedere, abbiamo mollato il secondo e il terzo, siamo stati in partita pure avanti di 2 punti, ma non siamo riusciti a tenerli fino alla fine e di conseguenza il Bolzano ha portato a casa questi 3 punti qui dal Palascopa di Soverato. Amici sportivi, che dire, per il momento è tutto, diamo l'appuntamento alla prossima partita del Soverato che si giocherà ad Aversa. Amici sportivi, da Mimmo Destito e dal nostro operatore la signorina Perri vi salutiamo e vi diamo appuntamento alla prossima partita. Coach, una partita dove un primo set alla pari, ma poi
non lo so cosa è successo veramente alla squadra. Loro hanno difeso, hanno preso di tutto e di più, noi non sapevamo più cosa fare. Infatti ho visto la Smutter che proprio era in un momento dove non sapeva dare la palla a chi. Abbiamo fatto un primo set d'alto livello, poi abbiamo ceduto mentalmente in maniera troppo eclatante. Non siamo riusciti mai ad andare per terra praticamente con i posti 4, abbiamo fatto tanta fatica, complice un muro dall'altra parte altissimo perché una è alta 2,5 m e una a 2 m, quindi comunque facevamo fatica ad uscire proprio. Abbiamo perso la lucidità e contro una squadra così che non molla mai è difficile giocare. Buonafede ha detto che presi singolarmente noi siamo la squadra più forte del campionato. Chi l'ha detto? L'altro allenatore. Buonafede. Va bene, sono contento. È facile dirlo dopo una vittoria così eclatante, quindi credo che dobbiamo tutto da dimostrare e dobbiamo dimostrarlo insomma giornata dopo giornata. Certo è che loro sono una bella squadra, sono al primo posto in classifica, quindi dire anche una cosa del genere secondo me lascia un po' il tempo che trova. Adesso si va ad Aversa con serenità, tranquillità e con portare punti a casa. Sì, sappiamo che Aversa è un altro campo difficile, ma tanto ogni volta, ogni domenica e ogni mercoledì in questa situazione è un campo difficile, quindi cercheremo comunque di mettercela tutta ugualmente. Un Bolzano grande in difesa, veramente avete preso di tutto e di più, questo indice di grande allenamento e di preparazione atletica. Ma è un po' il nostro DNA, da anni Bolzano è venuto alla B2 e ogni anno ha vinto un campionato, ha fatto un saltello in più, perché proprio il nostro DNA è questo, difendere tutto, provarci sempre, ogni palla è sempre quella che fa la differenza. Un sovrato dove? Sicuramente non è il sovrato che fa il campionato, lei l'ha detto, quindi un sovrato che lei crede che dovrebbe dare fastidio a tante squadre. Ma non lo dico io, ogni persona che capisce un po' di pallavolo e vede i nomi che ci sono dentro la squadra di sovrato e tira le somme da solo. In bocca al lupo per tutti. Grazie, in bocca al lupo anche a voi, perché da siciliano quando non ci gioco contro tifo per le squadre del sud. Vittoria, ex di turno, io ti chiamo Vittorio perché siamo veramente amici d'anni. Una bella partita, ho visto che hai fatto parecchi muri questa sera. Una replica che ricordiamo bene a Soverato. Beh, sempre un piacere tornarci e a tornare da e poi vincere è sempre è ancora meglio, come dire. A me non mi è capitato mai di vincere in un palazzetto difficile come quello di Soverato, lo conosco benissimo, conosco l'ambiente, quindi so cosa vuol dire giocare in un campo del sud e poi da calabrese è sempre meglio, cioè vengo con più passione qua. Niente, sì, è stata una partita interessante contro una squadra che sapevamo che era forte e l'abbiamo improntata sul muro e penso che si è visto. Il muro è poi una grande difesa. Ottima, sì, direi. Abbiamo componenti di squadra che meritano in difesa. Io non l'ho detto, quando sbagliavate la battuta il vostro allenatore, mamma mia, quante ve ne ha dette e ne ha fatte. Fa di peggio pure. Fa di peggio. Quindi un coach dove vi fa lavorare veramente, a parte scherzi, seriamente, perché abbiamo visto come preparazione atletica andate veramente bene. Sì, comunque diciamo che il lavoro paga sempre in qualunque ambiente e ambito, quindi si vede.